coltivare la memoria della musica sacra, salvaguardarne il ricco patrimonio senza però scadere in visioni nostalgiche e archeologiche, anzi piuttosto operando affinché quest'arte possa essere inculturata nei linguaggi artistici e musicali dell'attualità, continuando a far vibrare il cuore dei contemporanei, disponendolo alla fede e al mistero che si celebra. È l'obiettivo del convegno Musica e Chiesa, Culto e Cultura 50 anni dall'istruzione post-conciliare Musicam Sacram, che ha riunito all'Agostinianum di Roma decine di musicisti internazionali, compositori, direttori, coristi di scuole cantorum e animatori della liturgia. Incontrandoli in Vaticano lo scorso sabato, il Papa mette l'accento sul ruolo della musica, veicolo di grazia solo se suggerita dallo Spirito, come quel Magnificat che canta ancora la santità misericordiosa di Dio. Vi incoraggio a non perdere di vista questo importante obiettivo: aiutare l'assemblea liturgica e il popolo di Dio a percepire e partecipare con tutti i sensi fisici e spirituali al mistero di Dio. La musica sacra e il canto liturgico hanno il compito di donarci il senso della gloria di Dio, della sua bellezza, della sua santità che ci avvolge come una nube luminosa. A ribadire il legame tra musica e liturgia, il bisogno che esse tornino ad essere sorelle in modo rinnovato, è il cardinale Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che delinea l'urgenza sotto il pontificato di Francesco di instaurare un dialogo proficuo con la contemporaneità e far nascere una musica che sia quasi una conchiglia capace di echeggiare il mare misto di spiritualità e misericordia del popolo di Dio. Sempre nell'interno della storia della musica liturgica, sacra, religiosa, c'è sempre stato il dialogo con la cultura contemporanea. Pensiamo allo scandalo, che noi ora non riusciamo più a percepire, che aveva creato Palestrina quando, alla purezza assoluta monodica del canto gregoriano, una voce sola che si perde nelle volte del Tempio, ha introdotto la polifonia, dove le voci tra di loro si incrociano, si superano, si dialogano. Per rinnovare occorre formazione, occorre insistere su quei criteri che valorizzano e promuovono il patrimonio cristiano musicale. Primo tra tutti il rispetto della dimensione comunicativa della musica, che deve sempre aprire all'incontro con Dio e con l'altro, abbandonando ogni autoreferenzialità o narcisismo. Poi la riscoperta della sua capacità teologica. Guai a relegare la musica nell'ambito dell'orpello, delle lacrime facili. Essa è strumento al servizio della parola. E ancora deve essere intelligente, tanto da non limitarsi al gusto immediato delle folle, ma avventurarsi in ciò che è complesso e alto. Ma soprattutto la musica deve essere vera. No all'arte cosmetica che seduce e attrae a sé senza riuscire ad essere quella scala che conduce a Dio. Il musicista Andrea Cohen. La musica sacra può parlare sempre, può evangelizzare sempre, purché sia vissuta in spirito di verità. Ovvero, chi esegue o compone musica sacra, a mio avviso, deve credere nella musica sacra e deve fare del suo meglio perché la resa di questa musica sia pulita, perfetta. È difficile, a mio avviso, eseguire un grande salmo, una grande messa senza provare nessuna empatia con il contenuto spirituale di ciò che si sta eseguendo. E in questo caso l'evangelizzazione c'è e funziona molto bene.